sono Tommaso Arrigoni del ristorante Innocenti Evasioni di Milano. Oggi abbiamo presentato questo progetto che si chiama Slot Food, innovazione e valorizzazione tra spuntino e pausa pranzo. Abbiamo preparato due ricette. La prima è una pralina di gorgonzola che ho servito in una sfera di plexiglass con una salsa di lamponi e aceto balsamico. La seconda invece è una torta sbrisolona salata con un gusto molto mediterraneo di olive, capperi, disidratati, origano, servita con una maionese al pesto di pomodori secchi. Allora, per la prima ricetta, quindi la pralina di gorgonzola, abbiamo preparato delle mezze sfere con del pane raffermo mischiato a del burro, l'abbiamo pressato negli stampi a mezze sfere e l'abbiamo messo in frigorifero. Dopodiché abbiamo farcito queste mezze sfere con del gorgonzola piccante frullato e poi l'abbiamo passato in una glassa fatta con cioccolato bianco, colla di pesce, mascarpone, panna e anacardi, e vengono praticamente passate queste palline all'interno di questa glassa e messe in frigorifero a rapprendere. Dopodiché viene servita con questa salsa che è solo lampone frullato con pochissimo aceto e una goccia di aceto balsamico. La seconda ricetta è una torta sbrisolona tradizionale dove viene tolto lo zucchero, viene aggiunto al posto dello zucchero la polvere di capperi disidratata, l'origano, viene impastato tutto come proprio si fa tradizionalmente per la torta sbrisolona, pressato e messo in forno. Dopodiché si fa raffreddare e si serve con una maionese al pesto di pomodori secchi, che è una maionese fatta senza il tuorlo d'uovo, quindi si usa il latte di soia, che ha praticamente la stessa proteina del tuorlo d'uovo, e aiuta a far montare la salsa.